tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Tir prende fuoco a Rosciano di Fano, nel rogo esplosi numerosi fusti di vernice. Verranno celebrati il 6 marzo a Castelfidardo i funerali di Gianluca Carotti ed Elisa Vicario, morti nell'incidente stradale di Porto Recanati. Resta in carcere il marocchino che ha provocato l'incidente mortale, migliorano i due bambini feriti. Zingaretti è il nuovo segretario nazionale del PD, nelle Marche sono andati a votare 38.000 persone. La piscina di Sant'Orso potrà contare su una caldaia tutta nuova, l'operazione d'acquisto resa possibile grazie ad un contributo della Profiglas, azienda leader nell'alluminio. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 di Fano TV. Paura questa mattina a Fano per un tir che ha improvvisamente preso fuoco ed è stato divorato dalle fiamme. Come vedete sul posto abbiamo il nostro inviato Lino Balestra con l'assessore all'ambiente Samuele Mascarin. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso. Prima però vediamo il servizio e la ricostruzione di quello che è successo. Il suo autista si è salvato appena in tempo, ma il fuoco lo ha divorato sotto i nostri occhi in una ventina di minuti, come fosse fatto di paglia. Un tir di un'azienda di trasporti tedesca diretta in Albania, dopo aver passato la grande rotonda di via Campanella alle 11 di oggi, è stato attaccato dalle fiamme. Da dove siano partite resta un mistero, cabina, asse posteriore, poco si sa. Si sa invece che la violenza delle fiamme, che ha costretto le squadre dei vigili del fuoco di Fano ad un delicato ed impegnativo, nonché spettacolare intervento, è stata alimentata dal suo carico. Materiale di diversa provenienza, diversi fusti di vernici, solventi, pellami da calzoleria, suole e tomaie per calzature, grossi rotoli di plastica e PVC, sementi anche per il giardinaggio e le coltivazioni. Un pesante carico che l'autista, con quarantenne di nazionalità albanese, voleva pesare alla pesa del Codma di Rosciano assieme al suo mezzo per non superare il limite consentito prima di imbarcarsi da Ancona, dove era diretto, per poi andare a Durazzo. Durante le concitate operazioni di spegnimento si sono udite anche a grande distanza due esplosioni ben distinte. Erano i fusti che per effetto delle alte temperature scoppiavano. Come anche il fumo denso e nero, alto una trentina di metri, è stato avvistato da tutta Fano e da Torrette fino a Fosso Seiore. Le altissime temperature raggiunte dal rogo hanno fuso anche la struttura di un lampione della pubblica illuminazione, caduto poi sulla cabina del mezzo, ed innescato anche alcuni roghi alle sterpaglie adiacenti alla strada. I due mezzi dei vigili del fuoco partiti immediatamente da Fano, assieme a una squadra da 6 unità di turno che ha ricevuto il supporto da Pesaro, intervenendo anche con la speciale schiuma che si utilizza in questi casi. Sono arrivati sul posto anche a presidiare la zona una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Fano, del comando stazione, e 3 pattuglie della polizia locale per regolamentare la viabilità, che è stata deviata su percorsi alternativi dato che il segmento di strada interessato è stato interdetto al traffico. Le complesse operazioni si sono protratte fino a tardo pomeriggio anche per la rimozione dalla sede stradale del carico andato a fuoco che fuoriusciva dallo scheletro ormai del cassone del mezzo. Rimozione per consentire anche lo smaltimento, essendo diventati i residui anche residui speciali che vanno smaltite da ditte specializzate con procedure particolari.
La zona per precauzione è stata presidiata da un autobotte dei vigili del fuoco e due unità anche fino a tarda serata della giornata di oggi per monitorare i resti del mezzo ancora fumanti. Bene, sì, qui la cronaca di quello che è stato appunto questo spettacolare incidente, incendio, e adesso invece andiamo a collegarci con via Tommaso Campanella, dove c'è, come dicevamo all'inizio, Lino Balestra, con l'assessore all'ambiente Samuele Mascarin, proprio per capire come stanno andando avanti queste operazioni di bonifica. Te, Lino. Sì, buonasera Marco. Allora, come vedete alle nostre spalle si sta operando la rimozione delle macerie che sono rimaste qui sul posto del camion, di ciò che è rimasto del carico del camion. Il mezzo, va detto, è stato rimosso fino a tarda pomeriggio con gru e con mezzi. Ciò che è rimasto sul terreno sono i resti del carico. La strada è ancora chiusa al traffico, non è stata ancora riaperta, perché si saranno resi necessarie delle bonifiche ambientali. Infatti noi siamo qui proprio con l'assessore Mascarin, che è qui dall'1:30 di quest'oggi, proprio perché sta seguendo con il suo ufficio le operazioni che sono inerenti proprio a questo aspetto di questo incidente, che è un incidente molto complesso, non solo per le operazioni di spegnimento che hanno impegnato diverse ore i vigili del fuoco, ma per tutto quello che è il dopo, il post. Che cosa è accaduto nel pomeriggio, assessore? Beh, niente, innanzitutto c'è stato questo intervento importante dei vigili del fuoco, che anzi colgo l'occasione per ringraziare per la tempestività e la professionalità come sempre, ma dopo l'incendio, che appunto ha coinvolto, lo ricordiamo, un tir con tutta la sua merce, adesso sono necessarie una serie di operazioni che sono quelle in corso alle nostre spalle, che saranno abbastanza articolate. In primo luogo c'è da rimuovere ovviamente tutta la merce che è bruciata, perché adesso si configura come un rifiuto, potenzialmente un rifiuto pericoloso, e quindi va rimossa e smaltita in maniera appropriata, e per questo è presente in questo momento la azienda sicurezza ambientale, proprio per poter operare in massima sicurezza rispetto a questa dimensione. Poi c'è un secondo intervento non meno importante, che sarà quello del prosciugamento di tutte le pozze d'acqua che si sono create ovviamente con le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, che però sono cariche chiaramente delle sostanze che i materiali che sono bruciati hanno rilasciato. Infine l'ultimo passaggio sarà quello di andare a decorticare una parte dell'area che è stata interessata, cioè si andrà a rimuovere una superficie che è quella del terreno dove ovviamente con l'incendio e poi lo spegnimento una serie di sostanze possono essere state, diciamo così, disperse, e quindi bisognerà per alcune decine di centimetri andare a sollevare il terreno e a rimuoverlo come se fosse un rifiuto. Questo ovviamente è un intervento abbastanza articolato, a cui si affiancherà poi anche l'intervento di pulizia della strada per poter consentire poi la riapertura di via Campanella. Ovviamente è un intervento, come dicevo, abbastanza significativo, che ha preso alcune ore, continueremo anche nelle prossime ore e speriamo ovviamente in serata di poter garantire il ritorno alla normale viabilità. Ecco, come vedete si sta eseguendo in questo momento anche alla luce delle foto elettriche proprio alla valutazione anche di ciò che è rimasto sul terreno, perché il tir era a cavallo tra il terreno e la sede stradale, quindi ha interessato più parti della sede stradale. Sarà importante anche, non so, glielo chiedo assessore, capire che sostanze sono state permeate dal terreno, penso che verranno fatte degli esami. Sicuramente noi in questo momento andiamo a operare già questa sera sul suolo e sull'acqua. Nei prossimi giorni ovviamente ARPAM, che è qui fin dall'inizio e che ringrazio anch'essa per l'intervento, per la presenza, per il presidio, ovviamente ci darà invece un quadro più dettagliato di quelle che sono le sostanze che sono andate eventualmente disperse nell'aria. Chiaramente l'intervento lo stiamo realizzando anche adesso con l'illuminazione artificiale, anche se ormai è buio, proprio perché vogliamo fare in modo che acqua, terreno, rispetto a possibili fonti di inquinamento, siano immediatamente messi in sicurezza.
Previsioni per riapertura della strada, lo diciamo per gli utenti che magari ci guardano? Beh, noi speriamo nelle prossime ore di riuscire a garantire la riapertura di via Campanella e le operazioni stanno procedendo anche con un certo timing esattamente per questo. Benissimo, da via Campanella è tutto, quello che vedete alle nostre spalle è l'attività che si sta sviluppando in questo momento e quindi insomma vedremo domattina quali saranno anche alla luce del sole i risultati, i risvolti di questa importante operazione. Bene, grazie allora a Lino Balestra, ma grazie anche agli operatori, a Filippo Pucci e a Giacomo Vitali che questa mattina hanno seguito tutte le fasi dello spegnimento di questo incendio. Adesso andiamo avanti con il giornale perché c'è stato un altro incidente, probabilmente a causa di una mancata precedenza. Questa mattina intorno alle 9 in via 4 novembre a Fano, un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due auto e ferite in modo lieve 4 persone. Un appunto che procedeva in direzione mare all'altezza dell'incrocio con via Norma Cossetto ha urtato sulla fiancata sinistra una Fiat Panda che svoltava a destra in direzione di via Pertini. I due conducenti e i passeggeri sono stati soccorsi dal personale del 118 e poi portati al pronto soccorso del Santa Croce per accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco di Fano e una pattuglia della polizia locale. E un principio di incendio subito domato ha richiesto l'evacuazione di Palazzo Leopardi, una delle sedi della giunta regionale ad Ancona. Attorno alle 12.30 una colonna di fumo si è alzata dai sotterranei che ospitano le centrali termiche e un fusibile di uno dei 4 quadri elettrici presenti ha innescato le fiamme subito domate da una squadra dei vigili del fuoco. Non si segnalano danni significativi. Verranno celebrati il 6 marzo alle 15 nella chiesa collegiata di Castelfidardo i funerali di Gianluca Carotti, 47 anni, ed Elisa Del Vicario, 40 anni, morti nell'incidente stradale di Porto Recanati, causato da un 34enne marocchino che guidava sotto l'effetto di alcol e droga e che ha invaso la loro carreggiata di marcia. Dopo l'ispezione cadaverica, la procura di Macerata ha dato la nulla osta alla sepoltura. Migliorano invece le condizioni dei due figli, è cosciente, respira spontaneamente. La bambina di 10 anni ricoverata in rianimazione pediatrica ad Ancona dopo l'incidente di ieri provocato appunto da questo uomo originario del Marocco che è stato poi arrestato per omicidio stradale e sono stabili anche le condizioni del figlio di quest'ultima, della donna di 8 anni, anche lui ferito nello schianto e ricoverato in rianimazione. Per entrambi fanno sapere gli ospedali riuniti in un bollettino medico, la prognosi è riservata, necessitano di monitoraggio intensivo. E adesso invece cambiamo argomento, parliamo delle votazioni che si sono svolte ieri in tutta Italia per eleggere il nuovo segretario del Partito Democratico. Nelle Marche, anche nelle Marche, vince Zingaretti. Il Partito Democratico con le primarie ha eletto un nuovo segretario nazionale che è Nicola Zingaretti, che ha vinto nettamente la partita rispetto agli altri due candidati che erano Maurizio Martina e Roberto Giacchetti, e questo ci darà sicuramente nuovo impulso per rimettere in campo un'azione politica forte contro questo governo giallo-verde che ci vede decisamente insoddisfatti e preoccupati su come sta gestendo le questioni politiche nazionali. Devo dire che in tutta Italia la partecipazione è stata ottima, abbiamo raggiunto 1.800.000 votanti, in particolar modo anche su Fano siamo molto soddisfatti per la partecipazione perché sfioriamo i 2.000 votanti del nostro comune, quindi un dato anche superiore rispetto a 2 anni fa al precedente congresso, e questo ci dà una buona spinta di fiducia per le prossime elezioni amministrative ed europee che saranno nel mese di maggio. E a livello fanese voglio ricordare insomma l'elezione all'Assemblea Nazionale di Renato Claudio Minardi che era candidato con la mozione Martina, e abbiamo sfiorato il secondo eletto che doveva essere Francesco Torriani per la mozione Zingaretti, ma che per pochissimi voti insomma non è riuscito a passare. Ad ogni modo, insomma, ecco, anche tutti i militanti, insomma, e gli attivisti si sono dati da fare veramente tanto per coinvolgere quante più persone alla partecipazione. E devo dire che abbiamo così parlato e rivisto anche persone che si erano un po' allontanati in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni nel partito. Quindi, insomma,
insomma, questo è un motivo di soddisfazione, di orgoglio, e vogliamo continuare, insomma, su questa strada anche per i prossimi appuntamenti elettorali. E adesso parliamo del carnevale, perché ieri a Fano si è svolta la terza e ultima sfilata del grande corso mascherato. Temperature da carnevale estivo e tutto esaurito già dalle 16 di pomeriggio in Viale Gramsci, con 14.425 tagliandi staccati ed un centinaio scarso di ritardatari, ahimè rimasti fuori dai varchi. Ed una madrina spettacolare, Annalisa Minetti, che dal palco della direzione ha promesso di vincere le Paralimpiadi di Tokyo 2020. Tantissima gente in maschera sono stati la cornice dell'ultima domenica. Una seguitissima diretta anche di Fano TV dalle 14.45 ha permesso a migliaia di persone incollate alla televisione di entrare nel vivo della manifestazione, grazie alle interviste, agli ospiti e alle immagini che sono state trasmesse dalla postazione sul percorso. Il Carnevale di Fano 2019 ha recitato così il suo ultimo atto, esibendosi in una giornata perfetta già dalla mattinata con il Carnevale dei Bambini, impreziosito dalle associazioni sportive di calcio non vedenti, che hanno dimostrato che anche con le difficoltà è possibile affrontare la vita con la giusta carica e passione. Al triplice colpo di cannone, poi, che ha dato il via all'ultimo grande corso mascherato del 2019, è esplosa la festa di colori su Viale Gramsci. Ma i super ospiti dell'ultima domenica di sfilate non sono certo mancati. Da segnalare anche la presenza, sin dal mattino, del colonnello della RAI, Massimo Morico, e del nostro colonnello, Flavio Vento, che assieme nella postazione di Fano TV hanno dato vita a delle previsioni meteo, diciamo, alquanto particolari. C'è una possibilità su tre che arriva un tornado che ci porta via tutto, speriamo di no, Io direi, incrociamo le dita. Io direi che cambierà, perché ci sarà una pioggia di coriandoli. E dopo i primi due giri di presentazione, quindi, è iniziato come al solito il giro del getto, che con circa 70 quintali di dolciumi ha addolcito la giornata dei 14.425 ospiti. Per Annalisa Minetti si è trattato di un vero e proprio bagno di folla. La star di Ora o Mai Più, dopo aver fatto un paio di giri sul carro e salita sulla torretta della direzione, assieme alla presidente dell'ente carnevalesca, Maria Flora Gianmarioli, ha salutato la folla osannata. Terminata la sfilata con lo spettacolare giro della luminaria alle 18, è stato invece il momento dei palchi mascherati, che per la loro inventiva e presenza sono stati premiati. Alle 18.30 poi, in zona Pincio, la madrina, Annalisa Minetti, ha dato di nuovo dimostrazione delle sue tantissime doti, esibendosi in uno spettacolo di canto per chiudere al meglio una grande giornata di carnevale. L'ultima domenica si è conclusa intorno alle 19 in piazza 20 Settembre con un DJ set di Serena Mano. E ascolti record anche per il processo al carnevale, nel quale la presidente dell'ente carnevalesca, Maria Flora Gianmarioli, ha fatto il bilancio di questa edizione, annunciando anche le novità per la prossima, quella del 2020, anche se resta da superare uno scoglio, ovvero la sua rielezione in carnevalesca alle prossime votazioni. Dai biglietti venduti all'incasso complessivo, dalle problematiche inerenti alla sicurezza alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo. È stata un'intervista a tutto tondo quella andata in onda ieri sera al processo al carnevale con la presidente dell'ente carnevalesca, Maria Flora Gianmarioli. In diretta dalle ore 21 sul canale 17 di Fano TV è stato fatto un bilancio complessivo dell'edizione 2019 dell'evento più dolce e antico d'Italia, a partire dall'ultima giornata di sfilate. Direi che oggi è proprio andato tutto benissimo, il sole ovviamente e la temperatura mite ci ha,
Ci ha aiutato però certamente la terza domenica, dopo la prova generale, la prima, alla seconda va tutto benissimo. Diversi temi affrontati in trasmissione, grazie anche ai messaggi dei nostri telespettatori, come il costo dei biglietti e la possibilità di inserire dei pacchetti ad hoc per agevolare le famiglie, ma anche le tribune da aggiungere verso la zona del Pincio, i contributi pubblici minori rispetto ad altri carnevali d'Italia e la qualità dei carri allegorici. Mi piacerebbe fare dei carri tecnologicamente più avanzati, sì. Però anche lì c'è bisogno di, ovviamente, di denaro, ma anche di poter avere il tempo di parlare magari con le università. Prima di fare questo però è da risolvere il problema degli spazi molto limitati dei capannoni di Viale Piceno. I ragazzi, i carristi lavorano veramente come stretti, posso dire, come le sardine, ecco, abbastanza, sì, se non si costruiscono altri capannoni non c'è possibilità, perché non abbiamo da poterli ricoverare. Accolta poi dalla Presidente la proposta di reintrodurre un riconoscimento per il carro più bello. Se riusciremo, e spero di riuscire assolutamente, a poter fare tutti gli anni i carri nuovi, sicuramente rimetteremo la gara, perché quella è fondamentale e poi anche stimolante. Altre problematiche emerse nel corso della diretta sono state la mancanza di sicurezza al carnevale del mattino dedicato ai bambini e il numero ridotto di persone che possono accedere a quello pomeridiano, ad oggi fissato in 14.425, ma che potrebbe aumentare già dal prossimo anno visto l'allungamento del percorso. Da migliorare inoltre anche l'impianto audio. Mi sono resa conto che mancano dei punti audio, nel senso bisognerebbe sicuramente mettere almeno un paio di torri in più. Invece alla domanda sul carnevale estivo la Presidente ha risposto così. Sicuramente non nella formula che abbiamo visto, non mi è mai piaciuta, non credo che dia il giusto merito al nostro carnevale invernale. Non sarà possibile per questioni di sicurezza, perché il viale giù al mare è troppo piccolo e il mare non è una via di fuga, quindi la questura stessa ci ha detto scordatevelo, quindi sicuramente troveremo un altro modo di fare carnevale, di promuovere il nostro carnevale d'estate. Ma già da quest'estate? Può essere, vedremo, è probabile. In attesa delle prossime elezioni, che si terranno probabilmente a settembre, Gian Marioli ha confermato la volontà di ricandidarsi, ma intanto si pensa all'edizione 2020. Sono stati annunciati infatti dei contatti con la città di Rimini per un progetto condiviso da elaborare sul regista Fellini, scartata invece l'ipotesi di aumentare il numero di sfilate da 3 a 4 e difficile quella di anticiparne una al sabato sera. Non è la prima volta che ci pensiamo. C'è sempre un problema di sicurezza, perché da quello che mi dicono, ma adesso non so se ne avevamo parlato lo scorso anno, bisogna mettere delle luci d'emergenza su tutto il viale in caso andasse via la luce comunale, ci sono insomma degli impianti da abbastanza dispendiosi, quindi mi piacerebbe molto. Escluso dalla Presidente anche uno spettacolo pirotecnico a conclusione delle sfilate per trattenere fanesi e turisti fino alla luminaria ed evitare quindi che lascino il circuito subito dopo il giro del getto. Non amo molto lo spettacolo pirotecnico, parliamo di decine e decine di migliaia di euro, parliamo di 50-100.000 euro. Non ce lo possiamo permettere. Se devo fare un piccolo spettacolo pirotecnico, questi soldi io non li spendo. Dopo un confronto di circa un'ora dove ha annunciato tutte queste migliorie, ora dovremo attendere le elezioni che confermeranno o meno Gian Marioli alla guida dell'ente. Martedì Grasso, ultimo atto del Carnevale 2019 che si congeda come di consueto con il Rogo del Pupo in piazza 20 Settembre. La festa inizierà alle 16 con lo spettacolo per bambini dai 12 anni in su su Cappuccetto Rosso. Poi il momento più atteso sarà intorno alle 18.30, momento che trasmetteremo in diretta su Fano TV, quando verrà piccato e dato al fuoco appunto il pupo, anzi i pupi, visto che saranno due per l'occasione. Alle 19 invece l'estrazione della lotteria del carnevale, che anche quest'anno mette in palio come primo premio un'autovettura. E rimanendo sempre in tema di carnevale, poco fa in via Nolfi si è concluso il consiglio comunale guidato dal sindaco del carnevale Luciano Tranquilli e dai suoi assessori. Vediamo un attimo come è andata. Italiano! Yes, italiano!
carnevale, per cui diciamo che l'allegria è la base fondamentale del carnevale. Però questo consiglio, tra l'altro è la prima volta che si tiene questo consiglio a Fano nella settimana di carnevale. Sono molto orgogliosa di essere la prima e quindi aprire la strada poi a tante altre persone, mi auguro. Noi abbiamo dei punti che presenteremo, che insomma sui quali si dovrebbe lavorare, però sinceramente mi auguro che i cittadini, che sono già tanto numerosi, propongano delle situazioni comunque per migliorare, perché anche se quest'anno è stato un successo, penso, non lo so, unico da che mi ricordo, io non ho mai visto tanta gente così, tanto bello organizzato, bene tutto, però si può sempre migliorare, quindi speriamo che l'anno prossimo sia ancora meglio. Usuali, no, per... Cosa, Falcione, cosa c'è adesso? Cosa usuali, c'è? Usuali. Questo ha ragione l'assessore. Usuali, se può dire. Grazie ad un contributo della Profiglas, azienda leader mondiale nella lavorazione dell'alluminio, la piscina Dini Salvalai di Fano potrà contare su una nuova caldaia per l'impianto termico. Presto la piscina comunale Dini Salvalai di Fano potrà mandare in pensione l'agonizzante plurirappezzata caldaia dell'impianto termico. La vetusta signora sarà rimpiazzata dopo che i suoi acciacchi hanno mangiato soldi su soldi alla società Fano Fortuna e Nuoto, che gestisce l'impianto e lasciato all'asciutto di punti in bianco più volte atleti e liberi frequentatori dell'unico impianto natatorio della città, da una più moderna e performante macchina dal costo di 50.000 euro che, assieme ad altre installazioni accessorie, renderanno tutto l'apparato termico e di filtraggio acque della piscina più sicuro ed economicamente vantaggioso dal punto di vista energetico. Tutto questo però si è reso possibile grazie al prezioso contributo della Profiglas, azienda leader a Fano della lavorazione dell'alluminio, che ha sempre avuto a cuore il movimento sportivo fanese, arrivando a coprire con il proprio sostegno più settori e specialità sportive all'insegna del benessere e della salute collettiva. Siamo felici, contenti, e un ringraziamento, anche se la Profiglas non approva, però un ringraziamento dovuto alla sensibilità di questa azienda che è intervenuta nei nostri confronti e più che altro è intervenuta nei confronti della cittadinanza. Nello studio Reniere ed Associati, la presenza dei rappresentanti della società sportiva e dell'azienda fanese, si è ufficializzato questo momento che va a vantaggio dell'intera collettività e del comune stesso, che ora si trova un impianto efficiente e all'avanguardia, con l'apporto anche di consulenza e stesura di questo contributo da parte dello studio, che darà vita ad una vera e propria convenzione tra le due società. Sicuramente noi siamo intervenuti come studio, ma non abbiamo fatto grandi difficoltà a creare un negoziato con Profiglas e con l'SD Nuoto Fano, perché c'era assolutamente la volontà di entrare in un ambito sociale e quindi abbiamo cercato di trovare tutte le sistemazioni e tutte le varie attività che servono per poter arrivare a una conclusione del contratto, e quindi con il beneficio per non l'SD Nuoto Fano, non per il comune, non per la Profiglas, ma il beneficio per tutta la città di Fano. Adesso con la redazione sportiva diamo un'occhiata alle notizie locali di sport insieme a Matteo Del Vecchio. Era importante vincere per allontanarsi dalla zona rossa, ma era altrettanto importante non perdere per mantenere invariate le distanze. Ecco spiegato in rapida sintesi lo 0-0 tra Alma Juventus e Albino Leffe, che sabato, nella sfida valida per la 29esima giornata del campionato di Lega Pro, hanno pensato più a non farsi male, rimandando al futuro qualsiasi verdetto. Più ospiti che locali ad inizio gara, e Fano che si affaccia per la prima volta dalle parti di Cortinovis al 20esimo, con Ferrante che chiama gli straordinari il portiere lombardo. Il forcing dei ragazzi di Epifani porta agli affondi anche di Tascone e Liviero, anche se l'azione più pericolosa si presenta al 40esimo, quando la punizione dal limite di Filippini si infrange sul palo, confermando come questo per i Granata non sia un periodo troppo fortunato. C'entra poco invece la sfortuna con l'inoffensività del Fano nella ripresa, quando di azioni degne di nota nel tabellino non se ne contano. Dal canto suo anche l'Albino Leffe non eccelle in brillantezza, e fatta eccezione per un guizzo di Riva al 16esimo, la partita nel secondo tempo regala davvero poche emozioni ai circa 800 spettatori sugli spalti. Domenica prossima trasferta Ravenna contro un avversario che, dopo la vittoria esterna di ieri sul campo del Renate, è lanciatissimo verso i play-off,
Scontato dire che serve al più presto una vittoria per evitare di compromettere ulteriormente una stagione già di suo non esaltante. E di stagione non esaltante ne sa qualcosa anche il Flaminia, che nel campionato di Serie A di calcio a 5 femminile è stata superata in casa per 6-2 dal Bisceglie. Per le ragazze di Alessandro Imbriani quella di ieri è stata la sconfitta numero 19 in 21 partite e visto che la salvezza ormai è un miraggio, l'obiettivo per le fanesi resta ora quello di centrare la prima storica vittoria nel massimo campionato, da ottenere nelle restanti 9 partite in programma. Sono i play-off invece l'obiettivo di Eta Beta nel campionato di Serie B maschile, con i Bianco Granata che sabato hanno fallito una ghiotta occasione per avvicinarsi ulteriormente alle posizioni che contano. Al circolo tennis, infatti, i ragazzi di Mister Mariotti non sono andati oltre l'1-1 contro il Corinaldo, penultimo in classifica, facendo un piccolo passo indietro nella prestazione rispetto alle ultime uscite. Dopo il vantaggio nel primo tempo firmato da Russo, nella ripresa gli ospiti sono riusciti a pareggiare all'11esimo prima di chiudersi a riccio in difesa del portiere Pencarelli, che alla fine risulterà il migliore in campo. Il punto in classifica fa salire l'Eta Beta a quota 27, ad una sola lunghezza dai play-off, un gap che potrebbe essere colmato già da sabato prossimo quando la truppa fanese farà visita al fanalino di coda Gac Perugia. È un rullo compressore invece la Giban Virtus, che nel campionato di Serie B di volley vince la 12ª partita consecutiva e ipoteca il primo posto finale portandosi a più 14 su Loreto. La vittima di turno è quel Pineto che fino al girone d'andata aveva conteso ai fanesi la leadership, prima di subire il ritorno dei biancorossi che anche ieri hanno dimostrato di avere una marcia in più. Un solo set, il secondo, quello che la Virtus concede agli abruzzesi, che vincono 18-25 dopo essere stati strapazzati nel primo parziale per 25-15. L'equilibrio nel terzo set viene sbloccato dai padroni di casa nella parte centrale e il 25-20 finale è il viatico per la vittoria che arriva nella quarta frazione di gioco con un 25-19 che conferma la GIBAM squadra rivelazione della Serie B nazionale, in attesa sempre di sapere se sarà proprio la società del presidente Iannelli a ospitare la Final Four di Coppa Italia in programma a fine aprile. È arrivata invece una sconfitta per la Serie C femminile dell'APAV Calcinelli Lucrezia che tra le mura amiche cade per 3-2 contro la Camilletti Luxury Packaging. Una sconfitta arrivata solo al tiebreak in una partita combattutissima che permette alle ragazze di coach Giuseppe Davide Galli di conquistare comunque un punto utile e muovere la classifica. Dalla sconfitta interna dell'APAV passiamo a quella esterna del Fano Rugby che perde 29-12 a Macerata nella sfida valida per la terza giornata dei play-out. Solo due le mete che i rossoblù riescono a siglare contro le quattro dei padroni di casa e Fano, che si giocherà un'importante fetta della salvezza, domenica prossima in casa contro il fanalino di coda Castel San Pietro. Per i ragazzi di Walter Colaià come Franco Tonelli, bersaglio grosso per Tommaso Maggi e Gabriele Breccia e un pizzico di rammarico per qualche errore individuale di troppo che alla fine ha compromesso la partita. Come capita spesso, la parte conclusiva della pagina sportiva è dedicata alle bocce con le vittorie che questa settimana arrivano dal 39esimo Gran Premio Città di Riccione. Nella gara nazionale individuale per le categorie AB, successo per Silvano Girolimini della bocciofila Oikos Fossombrone, mentre finisce quarto il fanese Alessio Antonioni della San Cristoforo. La società del presidente Paolo Marchionni può comunque esultare per l'oro conquistato il giorno prima da Riccardo Campanelli e Giuseppe Del Vecchio, che si erano imposti nella gara regionale per le categorie BC. E continuando a parlare di bocce, è notizia di questi giorni la convocazione dell'atleta fanese Matteo Maggioli ai Mondiali Special Olympic Games in programma negli Emirati Arabi dal 14 al 21 marzo. Matteo, che si allena insieme al resto del team Itaca, proprio la bocciofila San Cristoforo, sarà ricevuto giovedì a Roma insieme al resto della delegazione azzurra dal presidente del Consiglio Conte, da quello della Camera Fico e dal presidente del CONI Malagò. Poi partirà per Abu Dhabi, dove cercherà di bissare il successo di 4 anni fa del suo amico Andrea Ministro, che da Los Angeles portò a casa 2 ori e 1 argento nella specialità equitazione. È davvero complimenti. Adesso ci fermiamo qui con l'informazione, perché tra poco c'è Primo Cittadino con il sindaco di Fano Massimo Seri, che sarà qui in studio con Simona Zonghetti per rispondere alle vostre domande e alle vostre richieste. Come sempre i numeri li conoscete per intervenire in diretta 0721 86 14 33, oppure se volete potete inviarci anche un messaggio con WhatsApp al 338 4968 25. Zero. Poi, dopo l'edizione di mezzasera del telegiornale, c'è la partita di Serie A2 di pallavolo che riguarda la Golden Plast Potenza Picena, che ha perso in casa a Civitanova Marche contro la squadra di Mondovì. L'informazione torna domani mattina in diretta alle 7.30 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi. Buona serata a tutti.